Signori e benvenuti qui da me, da Chicotto nella Botto. Si avvicina il Natale, quindi bisogna pensare ai regali. Regali per i vostri amici, per i vostri fidanzati, per i vostri mariti, per i vostri amanti del fai da te. Occhio al gioco di parole. Vi voglio consigliare alcuni prodotti che non per forza hanno dei costi esorbitanti, 20 euro, 10 euro e anche qualcosina di un po' più costoso, ma che paradossalmente può essere comunque un risparmio. Ma vi dico quali sono questi prodotti subito dopo la sigla. E mi sono dimenticato di dirvi che anche noi ci possiamo fare un autoregalo. Quell'autoregalo da 10-20 euro che durante l'anno non lo facciamo mai, ma adesso con la scusa che d'altra parte con le offerte che solitamente possono girare in questo periodo su Amazon, ne possiamo approfittare e acquistarci qualcosina per noi. Quindi inizierei subito dalla prima cosa che in tutti i laboratori, se si lavora con legno, c'è bisogno. Lo vedete che lo utilizzo sempre nei miei video quando vado a sfalmare la colla. È un kit fatto da quattro pezzi dove ci sono due spatoline per poter spalmare al meglio la colla, quindi risparmiare, una piccola vaschetta dove appoggiare le spatoline o volendo, come mi capita spesso a me, di versare la colla qui per poterla utilizzare in maniera ancora più centellinata rispettivamente a quello che si deve andare a incollare, o volendo una grande spatola grande per poter andare a lavorare su superfici maggiori. Ora non ricordo il costo preciso, ma troverete qui sotto tutti i link. Questo comunque dovrebbe costare meno di 20 euro. Prodotto immancabile nei nostri laboratori. Le matite, obbligatorie matite, con punta più fina, con punta più grossa, che ci danno possibilità di arrivare in punti particolari. Ma io non vi voglio consigliare questi, anche se troverete il link qui sotto per quanto riguarda queste matite e soprattutto le rispettive ricariche. Ma vi voglio andare a consigliare questo prodotto che esce già con una matita integrata, che vi per... Quindi la matita si può andare a togliere e utilizzare come se fosse una matita normale. Dovrebbe avere un costo sotto i 10 euro se ricordo giusto, ma vi permette di andare a fare tutta una serie di lavorazioni aggiuntive, quindi state regalando due attrezzi in uno al vostro amico, compagno, fidanzato, quello che sarà. O regalatevelo voi, perché vi assicuro che è utilissimo. Partiamo dalla prima funzione, abbastanza semplice, si può andare a appoggiare per copiare nella superficie successiva la superficie sottostante. Può sembrare banale, ma è molto utile. Si può utilizzare come un compasso e in più a tutto questo non è finito. Se si va a girare la punta da un lato all'altro, questa è un'altra chicca che l'ho scoperta dopo perché sull'effettivo non ci ho mai pensato a girarlo. Vi permette, se per esempio voglio, cerco di mostrarvelo. Facciamo finta che io questo sia tutto un unico cubo, tutto un unico pezzo di legno e io ho bisogno di tagliare a questa altezza qui. Io l'ho imposto dove voglio tagliare, mi calcolo la misura, successivamente ho la misura calcolata per andare a prendere un successivo pezzo, appoggiarlo e poterlo segnare e lavorare. Veramente comodo. E sotto i 10 euro, anche questo. Sfortunatamente sono in attesa che mi arrivino e quindi ve le devo mostrare, non della marca giusta, ma è per farvi vedere. Le squadrette servono infinitamente. Le standard sono queste, cioè praticamente questa che è a misura 30, questa che è una misura la metà, 150. Ci permettono di avere, di poter calcolare, di poter fare determinati lavori. Vedete che si può usare così, si può andare a utilizzare con il 45 gradi, sono integrati in bolla. Io vi consiglierò una marca che troverete qua sotto, è arancione, è la migliore delle fasce low cost, proprio letteralmente la migliore, perché il problema principale è che per esempio hanno queste e non hanno invece quelle che c'è il link qui sotto è il fatto che ballano. Quando ballano così non vi permetteranno di prendere una misura buona. Però più che queste, che il link vi ricordo ve lo lascio qui sotto, io ultimamente, e mi sto trovando veramente bene, sto utilizzando, ho fatto una serie di video su di lui proprio dedicati, perché è una squadra riga che permette di fare più cose insieme. Partiamo dal presupposto che ci permette di riportare le misure e stringendo qui successivamente le potrò andare a portare questa misura qui come la posso riportare di qua. Ci permette di fungere da misuratore di profondità, perché girandolo in questa maniera potrà salire e scendere, scusate, e calcolare la profondità. Si presenta di base con una calamita, si presenta con una piccola vite qua di lato
in plastica, come sono nei goniometri per capirci, per andare a stringere, per rendere meno scivoloso, più scivoloso questo movimento. Permette di calcolare come un goniometro anche le profondità, gli spessori e quel che sia. In poche parole, è veramente un bel multi-attrezzo. Questo io l'ho preso con la misura di, se non ricordo male, 200 mm. Esiste anche da 400 mm. Vi lascio il link qua sotto. Non voglio sempre ricordarmi male, ma questo è meno di 10 euro e quello è meno di 20 euro. Li consiglio. Io, per assurdo, ormai sto utilizzando sempre questo e questi solo per determinati lavori. In verità fa più cose questo di questo. Link qui sotto in descrizione. Se per caso la persona a cui vorrete fare il regalo ha tutto o non sapete cosa regalargli perché non sapete se ce l'ha già, una cosa che vi assicuro apprezzerà sicuramente e gli servirà anche se ne ha tanti, ma ne vorrà sempre di più, sono i morsetti. Io ve ne lascerò un paio qui sotto linkati, particolari, non classici morsetti, di costi non eccessivi, dai 10 ai 20 ai 30 euro. Particolari perché per esempio si possono unire tra di loro. E se vogliamo, vediamo se li vedete. Sì, vi lascio anche questi morsetti qua più particolari. In verità non comprerete il tubo, ma andrete ad acquistare solamente la parte rossa del morsetto. Questo è un morsetto più specifico per determinate cose che tutti nei nostri laboratori lo vorremmo, ma lo andiamo a acquistare solo se andiamo a fare quella determinata cosa. Il problema è che quella determinata cosa non la facciamo perché non abbiamo i morsetti. Quindi il regalo ottimo è quello. E adesso saliamo un po' l'asticella del prezzo, ma per assurdo è quell'attrezzo, anzi questo kit che vi sto per dire, che in verità vi fa risparmiare. Io sto parlando del kit della Bosch che tiene tutte queste frese. Sappiate che ogni fresa ha un costo di 10, 15 o anche 20 euro. E quando si comprano singolarmente, facilmente si va a prendere il prodotto da 20 euro di marche molto buone. Bosch è una marca buona e fa questo stupendo kit di ottima qualità e soprattutto con tutte queste frese. Ha un costo di circa 89 euro. Se metto a confronto tutte le frese che ci sono rispettivamente agli 89 euro, vi assicuro che costa molto poco. È un consiglio che vi do a voi fidanzate. Quando gli regalate un kit del genere, lui automaticamente sta risparmiando un sacco di soldi e glielo potrete rinfacciare quando vorrete quella borsa firmata, perché adesso lui ha risparmiato. Ah, vi voglio dire una cosa, non pensate che perché vi sto dicendo prodotti da 10-20 euro non farete felici la persona che lo riceverà. In verità quella persona sarà molto felice perché, per esempio, un kit di punte di questo della Bosch dovrebbe costare sotto i 20 euro. Lui, per assurdo, è capace che non se lo compra mai perché va sempre a prendersi le punte, quelle sottomarca, quelle che costano poco, di marche qualsiasi, perché dice tanto un foro lo fa perché devo pagare 20 euro per le punte. Ma queste punte, vi assicuro, che fanno la differenza e quando lui le riceverà e le proverà, solamente a vedere che sono punte di marca Bosch, come DeWalt, come non so che altre marche, vi lascerò qua sotto. Buone, quelle che trovo con gli sconti, ve le metto qua sotto. Vi assicuro che anche un set di punte farà la differenza nei vostri regali per Natale. E poi altra cosa, non è detto che gli dobbiate regalare solo questo. Vi potete regalare questo, più la matita, più quello, più quell'altro. E con 40-60 euro vi farete un bel pacco pieno di mini sorprese. Ormai ho perso pure il conto di quanti prodotti vi ho già indicato. Per fare veramente felice la persona che riceverà questi regali e voi spendere poco. Signori, questa è una sega, è la Ryoba, è una sega giapponese, costa meno di 20 euro, addirittura forse meno di 15 euro. Questa è la prima che si compra in qualsiasi laboratorio. Probabilmente lui non ce l'avrà perché alla fin fine le seghe si possono trovare a costi veramente più bassi, però potrà fare la differenza il suo laboratorio e quando se la ritroverà impacchettata sotto l'albero, immaginatevi che sorta di pacchetto che esce, lui non potrà mai pensare che voi gli state regalando questa. Ma adesso voglio passare a un altro regalo, sono amante anche del laser, io spero che siete amanti del laser pure voi, sfortunatamente mi deve arrivare, lo devo ordinare per essere precisi, perché sto aspettando che ricaricano, in poche parole, questo oggetto qui. Se il vostro amico fidanzato amante del fai da te o amante del laser in questo caso è una persona che ha un laser a casa, di sicuro amerà utilizzare il Rotary. Io vi metto qui sotto alcuni link delle marche più utilizzate. Esempio, io ho la Sculpfan, qui sotto troverete la Sculpfan. Ci sono altre marche come Atomstack, come Falcon, che qui sotto troverete tutti i vari link. Se per caso non c'è, perché può succedere, guardate, entrate da questi link e sotto in potrebbe interessarti anche, troverai di sicuro.
i rotari della marca rispettivamente giusta. Bene signori, non so se questo è l'ultimo video che faccio prima delle feste di Natale. Vi devo regalare i gadget, sì l'ho detto, però ci sono stati alcuni inconvenienti, alcune situazioni che dobbiamo risolvere. Sto partecipando, ve lo dico, a una fiera dell'artigianato e sarà lì che voglio regalare questi gadget e avere la speranza e la fortuna che voi veniate a trovarmi con questa scusa dove lì darò la possibilità a chiunque di voi di fare due chiacchiere con me e io soprattutto fare due chiacchiere con voi, che è la cosa che vorrei tantissimo fare di persona. Io spero che voi possiate venire. Spero di riuscire a fare un altro video per Natale, non è sicuro perché proprio questo discorso fiera mi sta prendendo tanto tempo perché è il primo periodo, quindi mi sto organizzando, sto capendo come funziona ed è giusto giusto di sabato e domenica e mi porta via tanto tempo. Poi in questo momento che è Natale, queste fiere dell'artigianato si sviluppano in vari punti in questo caso della mia città, ma come qualsiasi città. Signori, detto questo, detto tutto, vi auguro delle buonissime e calorosissime feste di Natale, se non mi vedrete con un altro video, auguri di buon Natale. Ciao!